Ciao, sono Angela Sertori, vengo da Roma e sono una fiscalista. E mi trovo qui perché seguo ormai Airforex da diverso tempo e soltanto ad aprile dell'anno scorso ho deciso di affidarmi completamente a loro per lo studio del trading, che è una mia grande passione, perché nel trading, per me il trading è sinonimo di libertà. Libertà da, se un giorno riuscirò a farlo diventare un lavoro, da tutto, dal luogo dove si lavora, dai clienti, da tutti gli altri impegni. Quindi questa mia grande passione, ho seguito un po' di altri formatori nel corso del tempo, però poi per me il metodo che applica Arduino per me si confà alla mia vita, diciamo, ai miei tempi. E quindi quando lui ha deciso di creare l'Accademia, cioè non ci ho pensato neanche un momento, mi sono subito affidata a loro e devo dire che è una grande esperienza, prima non solo per il trading ma proprio di vita, perché attraverso il percorso di mindset mi sta aiutando tantissimo proprio nella vita reale, nel senso a gestire i miei pensieri, nella pianificazione, nel raggiungimento dei micro obiettivi che poi diventeranno grandi obiettivi. E poi nel trading mi sono sentita veramente presa per mano, perché ho resettato tutto quello che avevo appreso in precedenza e ho ricominciato da capo, e veramente mi sto godendo il viaggio, cioè adesso non guardo più l'obiettivo, mi sto godendo il viaggio, perché ogni giorno metto nella mia cassetta degli strumenti uno strumento in più che mi potrà servire, che a un certo punto si realizzerà si avvererà quello che, per cui sto studiando, diciamo, che mi sentirò sicura e potrò operare tranquillamente. Ma la cosa è veramente importante, che il trading è una metafora della vita, cioè è veramente pazzesco come gestendo il proprio mindset si possa avere veramente una vita più equilibrata, cioè veramente l'equilibrio è alla base di tutto. E la pianificazione aiuta tantissimo a gestire anche veramente piccoli obiettivi della vita reale, non soltanto del trading. Pertanto, cioè, sono qui che seguirò loro per tutto il percorso che mi porterà a raggiungere il mio obiettivo. Avendo pochissimo tempo, perché il mio lavoro mi impegna tantissimo, il sabato e la domenica per me è destinato allo studio del trading. Adesso sono nella fase, diciamo, ho superato il secondo step, quindi sono nella fase operativa in demo, e quindi mi sto pianificando gli orari in cui devo controllare il grafico, gli orari in cui devo verificare se si verificano, cioè se si avverano determinate situazioni nella struttura nel grafico. Ma la cosa più difficile anche in questa fase è proprio la parte del mindset, cioè gestire le proprie emozioni, e qui ci sto lavorando perché sono consapevole dei miei mostri interni, quindi li devo gestire, e mi aiuta molto essere equilibrata, tranquilla e riflettere. Le emozioni, la paura di perdere, la pazienza, che ecco, questa è la cosa che sto allenando in questo momento, l'attesa, la ricerca del trading di qualità, ecco tutto questo qui, perché siamo abituati, cioè io sono una persona che va sempre molto di corsa, e quindi è un grande allenamento per me questo studio. Ha senso perché l'ho già pianificato e ho già messo nel mio business plan che non ci saranno più di 3 o 4 operazioni mensili, e pertanto questo mi porterà ad una ricerca ancora maggiore della qualità del trade che andrò a fare.